Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Felici di tornare nuovamente con voi in un ulteriore appuntamento. Bene, anche questa volta andiamo a parlare della Trinità, ovviamente sempre alla luce del linguaggio originale, quindi la Trinità nel Yahweh. Diciamo che è un video che è nato per caso, non avevo la minima intenzione di fare un ulteriore video che trattasse appunto il tema della Trinità e soprattutto appunto, come già detto, alla luce del linguaggio originale nel tetragramma. Chi ha visto il video precedente sa perfettamente che cosa stiamo dicendo. Benissimo. Dobbiamo proseguire con la serie che abbiamo iniziato che riguarda il profeta Daniele, ma siccome abbiamo intenzione di farla come live, allora abbiamo deciso di attendere un pochettino, forse a fine mese riusciamo ad assemblare, diciamo, il PC nuovo. E anche se non abbiamo la RAM, ma utilizzeremo un po' questa RAM che abbiamo nelle more che insomma arriverà poi la RAM nuova tra più di un mese. Questo perché diciamo che il PC attuale che abbiamo no, non è diciamo un granché di potenza, quindi non regge molto bene lo streaming. Ovviamente voi non noterete una grandissima differenza perché comunque navighiamo con 20 mega e quindi abbiamo circa 6-700 kilobyte in upload. Questo significa che praticamente la qualità è veramente disastrosa. Poi un domani, se il Signore vorrà, che riusciremo a farci la 100 mega, allora le cose andranno meglio, ma in questo momento proprio non possiamo farlo. Ogni passo va fatto secondo la gamba. Benissimo. E quindi nel frattempo, insomma, che ci organizziamo, perché chi ha seguito, insomma, io ho cominciato a comprare i pezzi per il nuovo PC a dicembre, quindi ora compri la scheda madre, poi compri la CPU, poi compri il dissipatore, poi compri l'alimentatore, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine siamo arrivati, ci manca più o meno, diciamo, il case e quindi a fine mese riusciamo ad avere il case e quindi l'assembliamo tutto e iniziamo con la serie di Daniele. Bene, ma adesso queste, diciamo, bando alle ciarle. Quindi, nel frattempo che ci organizziamo, stavo leggendo Zaccaria, perché Zaccaria è un profeta molto, molto, molto importante. Quando leggiamo Daniele, dobbiamo anche leggere Apocalisse. Quando leggiamo Daniele e Apocalisse, inevitabilmente dobbiamo leggere anche Zaccaria. Quando leggiamo Zaccaria, inevitabilmente dobbiamo anche leggere Ezechiele. Insomma, alla fine devi leggere tutta la Bibbia. Come dice il Salmo 119, la verità è la somma della parola. Gloria a Dio. Quindi è molto importante avere un contesto ben radicato nella propria anima, nel proprio spirito, come dice la parola del Signore, che la parola di Dio abiti nei vostri cuori doviziosamente, dirà il Diodati. Gloria a Dio. Quindi stavo leggendo Zaccaria e a un certo punto, leggendo Zaccaria, esaminando Zaccaria, libro molto bello, mi sono imbattuto con un passo altamente trinitario. Inevitabilmente questo passo altamente trinitario mi ha portato a considerare un altro passo altamente trinitario. Quindi abbiamo da una parte il passo che andremo a trattare adesso, che si trova in Zaccaria capitolo 3. Dovrebbe essere il verso 2. E ho portato, diciamo, la mia attenzione nel Salmo 110, che è verso 1 dovrebbe essere, quando appunto leggiamo che il Signore disse al mio Signore. E tutto questo ci ha portato un po' a considerare il mondo giudaico, soprattutto il mondo giudaico ortodosso, che
che ricordiamo, il mondo giudaico ortodosso è quello cosiddetto ufficiale, no? Quello che dice il mondo ebreo, il mondo ebraico di fede o di religione giudeo ortodossa, quello è la somma verità. Siccome noi conosciamo, diciamo, secondo la nostra conoscenza, quello che è il loro pensiero, perché insomma vuoi o non vuoi, insomma abbiamo seguito per diversi anni i loro insegnamenti, soprattutto dei rabbini che si trovano a Gerusalemme, ma non solo, anche di alcuni rabbini che si trovano a New York. Questo è molto importante, non ci mettiamo a fare nomi perché non ci va. E, a New York, a parte il fatto che in America c'è una Babilonia completa e normalmente il rabbinato non considera molto tutti i rabbini che si trovano negli Stati Uniti, perché lì veramente è successo un po' un disastro. Ma a parte questo, ci sono delle comunità negli Stati Uniti, in particolare questa comunità che mi sto riferendo io, che è una comunità ortodossa ed è talmente riconosciuta da tutto il mondo, diciamo, ebreo-giudaico, che loro hanno la possibilità di fare conversioni ufficiali, riconosciute dal governo ebreo. Questa prerogativa non solo è indice di un qualcosa che li innalza a uno status di riconoscimento, di importanza, di autorità, come pochi hanno, perché sebbene sono molti o diversi al vantare che possono fare, possono fare conversioni, così le chiamano loro, noi sappiamo che loro stessi dicono questo, che in mezzo ci sono molte sole, cioè che ci sono persone, rabbini falsi o veri, ma che magari non fanno parte del mondo ortodosso, che ti vendono fumo, ti dicono che ti fanno una conversione. Quando tu vai in Israele, questa conversione non ti viene riconosciuta. Ma come? Me l'ha fatto un rabbino? Sì, ma quel rabbino non è riconosciuto, o addirittura si tratta di falsi rabbini, cioè di persone che alle volte, molto spesso, capita anche che non sono manco ebrei. Questo per via degli ebrei messianici, ma qui sforiamo ed entriamo in un altro discorso. Come vedete, i nostri video vi diciamo molte cose, sono molto molto istruttivi. Per chi, come dire, è interessato a queste tematiche, no? Non tutti lo sono, gloria a Dio, ma ci sono anche alcuni che sono interessati e quindi noi apportiamo questo genere di conoscenza che a nostro parere è molto importante. Dobbiamo sapere quello che ci circonda, insomma, ci troviamo a camminare in una via e in questa via troviamo un po' di tutto, quindi dobbiamo conoscere le cose, perché poi la conoscenza ci darà la preparazione per poter affrontare ogni situazione. Amen. Gloria a Dio. Benedetto il nome del Signore. E, bando alle ciarle, diciamo che questa grandissima comunità è veramente una comunità ufficiale che addirittura il suo leader è stato, o è ancora, non lo so, il rabbino o uno dei rabbini della polizia di New York. Quindi stiamo parlando ad alti livelli. Non vi sto presentando, come si dice a Roma, pizza e fichi. Bene, perché ci parli di questa comunità, caro Alessio Evangelisti? Molto semplice. Perché io adesso vi presenterò un insegnamento che questa comunità apporta, ok, a tutto il mondo giudaico e a tutti quelli che vogliono, insomma, seguire questi insegnamenti, vuoi per imparare qualcosa, vuoi per curiosità, vuoi per
investigare come facciamo noi, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che loro dicono rappresenta perfettamente quello che è il pensiero classico giudaico-ortodosso, riconosciuto appunto anche da tutte le scuole di Gerusalemme, di Hebron, insomma di tutto Israele, non solo, da tutto quanto il rabbinato ufficiale che si trova un po' disperso nel mondo, comunità molto forti, quale appunto la famosissima comunità di Buenos Aires, ovvero la comunità parigina, la comunità francese, non ci dimentichiamo che Rachet viene dalla Francia, Ramban insomma invece era un sefardita, oppure insomma le comunità di Israele. Quindi quando parliamo di questa comunità stiamo parlando appunto di quello che si predica normalmente nel mondo giudaico ortodosso, immagino anche ultraortodosso, non lo so, eccetera eccetera eccetera, ovviamente i sefarditi anche, perché questa comunque è una comunità sefardita, quindi stiamo parlando di sefarditi che, a parte i riti che hanno tra Ashkenaz e sefarditi, di questo già ne abbiamo parlato, comunque la dottrina è quella lì. Bene. Allora noi vogliamo prendere in considerazione quello che loro dicono, perché ci viene, come diciamo a Roma, scusate quello che sto per dire, a fasciolo. Quindi noi giudicheremo il tutto, cari amici ebrei, con le vostre stesse parole, con i vostri stessi insegnamenti, perché questo video è indirizzato soprattutto a te, se sei ebreo. E se sei ebreo e stai guardando questo video, e io me lo auguro, ti invito ad avere un po' di pazienza, darci una possibilità e guardarci fino alla fine, in maniera tale che tu possa avere gli strumenti poi per poter giudicare, quindi valutare se quello che noi diciamo è fondato su una mera chimera, ovvero magari ha qualcosa di soprattutto logico e razionale, al di là del fatto se tu lo abbraccerai, ovvero al contrario, oppure magari no. Molto semplice. Benissimo. Allora, perché facciamo questo? Vogliamo aprire una parentesi in tutto questo e dedicare questa piccola parentesi ai nostri. Allora, alcune persone, alcuni nei cosiddetti predicatori di sana dottrina, contestano quello che noi insieme a molti altri facciamo, cioè quello di fare apologetica, quello di difendere la fede, quello di attaccare coloro che sono anatemi, attaccare le loro idee, le loro dottrine, non le persone, attaccare quindi il movimento farisaico cristiano, attaccare i falsi apostoli, attaccare i nemici della parola di Dio, le loro dottrine, denunciarli per quello che sono. Persone di menzogna, persone che servono il regno delle tenebre. Bene. Quindi loro ci contestano questo e loro dicono che noi ci dobbiamo limitare solamente a predicare, insegnare la semplice dottrina, dicono loro, senza stare a pensare agli altri. Benissimo. Allora, io già ne ho parlato di questo, ma vogliamo andare un pochino a navigare. Quindi vi portiamo a navigare con noi virtualmente, quindi vado ad attivare la navigazione con noi, in maniera tale che possiate seguire quello che noi diciamo. Allora, ecco, ok, allora da questo momento voi state vedendo quello che noi vediamo. Allora, non so se voi vi ricordate nella parola di Dio tutto quello che c'è scritto nel suo contesto, no? Per esempio, se io prendo Efesini 5.11, leggo sempre tutto quello che leggiamo, lo leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, guida la tua parola. Dice di non partecipare, il Signore, e qui parla il Signore,
Non so se lo sapete, ma la Bibbia è stata scritta da Dio. Quindi non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre. Piuttosto ancora riprendetele, sgridatele, denunciatele per quello che sono. Se voi vi ricordate bene, scusate se c'è qualche ebreo che ci sta seguendo adesso, iniziamo a parlare un pochino nel linguaggio originale, ok? Quello che dice il mondo giudeo-ortodosso, ok? E quello che appunto insegna. Adesso però è una piccola parentesi dedicata ai nostri. Adesso finiamo subito. Quindi qui dice di riprendere appunto tutto ciò che è tenebra e di denunciarlo. Infatti Matteo 12.34 c'è qualcuno che parla ed è il Signore Gesù. Il Signore Gesù attaccò aspramente i falsi fratelli, che erano i farisei, erano falsi fratelli, e li denunciò con nome e cognome e gli disse: voi siete una progenie di vipere, come potete parlare di cose buone essendo voi malvagi? Quindi noi vediamo che il Signore Gesù ha fatto questo, e il Signore Gesù mi sembra, correggetemi se sbaglio, visto che voi sapete tutto, che ha detto che il discepolo non è da più del suo maestro. Quindi se il nostro maestro ha fatto questo e noi non siamo di più del nostro maestro, a mio avviso noi dobbiamo seguire i passi del Signore Gesù. Ovviamente c'è modo e modo per farlo, è chiaro. Il fatto che alcuni lo facciano male non significa che poi questo non va fatto. Insomma, come dire, il buon senso ci vuole sempre. Se io vado in Matteo 3.7, leggo che Giovanni il Battista, vedendo molti dei farisei e dei sadducei venire al suo battesimo, qui c'è tutto un significato, ma adesso esula, disse loro la stessa cosa: progenie di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire all'ira a venire? Come dire, siccome io osservo questo precetto, io faccio questi battesimi, io faccio quest'altra cosa, io sono un osservante della legge, in automatico posso vivere come voglio e quindi avrò la salvezza. No, lui li rimproverò davanti a tutti e gli disse: voi siete una progenie di vipere. Vedendo io colui che è un falso apostolo e che infanga la parola di Dio e che prende in giro le persone e i fratelli usando e calpestando il Vangelo di Gesù Cristo, devo stare zitto. Disse qualcuno: se un cane, una bestia, un animale vede che il proprio padrone viene attaccato, tu pensi che quel cane resterà cheto? Così non sia. Ora, io non sono un cane, io essere umano valgo molto di più di un animale, quindi se una bestia fa questo, quanto più io, se vedo attaccare il Vangelo di Gesù Cristo, calpestare il Vangelo di Gesù Cristo, devo intervenire. E se tu non fai questo, sei tu che non stai nella volontà di Dio, e non io. Ma andiamo avanti. Matteo 14, dall'1 al 4. In quel tempo Erode, il tetrarca, udì la fama di Gesù. Disse ai suoi servitori: costui è Giovanni il Battista, perché gli aveva tagliato la capoccia. Egli è risuscitato dai morti, e però le potenze operano in lui, perché Erode aveva preso Giovanni, l'aveva messo nei legami, l'aveva incarcerato a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva, non stava zitto, pensa solo a predicare, fatte l'affari tua. No, Giovanni gli diceva: ehi, non ti è lecito di ritenere costei adultero. Il fatto è che appunto l'aveva incarcerato. Noi sappiamo che quando noi ci mettiamo a fare apologetica e a denunciare le persone e i movimenti, quando sono pesci grossi facciamo anche i nomi, quando sono quelli vicolini, tipo i gnosticini, sta gente qua non ci interessa fare i nomi, a noi,
ognuno ha la sua chiamata. Dio mette una pedina dietro una pedina, secondo il proprio compito, il proprio dono. E noi seguiamo certe persone, altri ne seguono altri, ognuno al suo, secondo come anche il Signore ci guida. Il fatto è che fare apologetica, fare queste cose qui che faceva il Signore Gesù, che faceva Giovanni, che denunciavano con nome, cognome, eccetera, eccetera, ti porta poi a essere perseguitato. E le persone non vogliono essere perseguitate. Neanche io voglio essere perseguitato. Vorrei vivere tranquillo, in pace, sereno con tutti. Ma non è possibile. Il Signore Gesù ha detto guai quando tutti diranno bene di voi. Quindi è ovvio che tutto questo porta persecuzione. Ci possono fare qualsiasi cosa, ci possono anche mettere le mani addosso. A un fratello che sta all'estero, non voglio fare il nome, l'ha preso il narcotraffico, l'ha rapito e gli hanno sparato in testa, ma è successo un miracolo, in treno sono riusciti a ammazzarlo con le pistole, non hanno sparato. Questa cosa è uscita sui giornali, quindi se qualcuno non ci crede, queste cose sono uscite sui giornali. Dice che c'entra il narcotraffico, bravo, apri gli occhi, che c'entra il narcotraffico? Mi fermo qua, ogni tanto io lancio delle frecciatine, che c'entra il narcotraffico con la fede di Gesù Cristo? Bravo, vi ricordate che io vi ho parlato di alcuni movimenti qui in Italia che fanno venire questi qua dalla Giudea, qui e là, che a sua volta prendono ordini dall'estero, e questi che stanno all'estero a un certo punto in un paese poverissimo innalzano un luogo di culto del costo di circa 100 milioni di dollari. Come fai a tirare fuori 100 milioni di dollari per un culto, per un luogo di culto? Cosa c'è dietro? Più chiaro di così. No? Dire queste cose rischi che qualcuno ti dà una schioppettata. Ok, quindi la persecuzione non piace a nessuno, ma la parola di Dio che è dentro di noi è più forte di quello che è fuori di noi. E dobbiamo per forza dire quello che abbiamo nel cuore, perché noi amiamo di più dire le cose come stanno, di più dire la verità, di più dire tu falso apostolo sei un bugiardo, stai mentendo, stai dicendo la menzogna nel popolo di Dio. Stai dicendo che la verità non è che la parola scritta, ma è la parola rivelata, ignorante. Il fondamento è la parola scritta, non rivelata. Scritta, non rivelata. Quello che è scritto, quello che è scritto è la verità. Non quello che è rivelato, quello che è scritto. Questa è la verità. E il Signore ci apre la mente per capire quello che è scritto. E ci rivela quello che è scritto, è la lettera, quello che conta, quello che è scritto. Se no, ognuno ha la sua rivelazione, ognuno ha il suo sogno, ognuno ha la sua visione che ti sei mangiato mezzo chilo di carbonara e ti sei sognato tu socera che te vuoi menare col mattarello, capito? E poi fai mezzo busto al pincio a tu socera e tutti adorano a tu socera. Invece non è così. La parola di Dio dice altro. Allora noi che abbiamo questa parola che sta dentro di noi, che lo Spirito Santo ha messo dentro il nostro cuore, che è più forte di noi. E se tu non hai questo, non vuoi, lascia in pace chi fa questo. Ognuno ha il suo compito, non tutti siamo chiamati a fare le stesse cose, non tutti la vediamo nello stesso modo, ci mancherebbe altro, ma almeno non andare a rompere le scatole a chi si affatica per fare determinate cose. Fatte l'affari tua, intesi? Non so se voi avete mai letto la Bibbia. Io poco, ma quel poco che ho letto vi vorrei ricordare quello che è scritto in Luca 14.23. Ascoltami bene, apri la mente.
caro figliuolo. Amen. Il Signore disse al servo: noi siamo servi o no? Lascia stare gli apostoli che non sono servi, loro sono i signori, i padroni del mondo. Solo loro c'hanno quelli che gli fanno la manicure all'estero. Il Signore dice: ma noi siamo servi, ci facciamo chiamare fratello, non ci facciamo chiamare apostolo, profeta, dottore, siri. No? Il Signore disse al servo: vai fuori per le vie, vai, cerca, predica, al lavoro, come te viene. A volte non puoi parlare, dai l'esempio, basta tranquillamente. Alle volte c'hai una possibilità, parli. Alle volte non puoi parlare, alla fermata dell'autobus, se te capita, se non te capita, su internet, come puoi. Vai per le vie, vai per le siepi e dice, invitali cortesemente ad entrare. Mi raccomando, non li offendere. Dice questo? O dice costringili? Predica con franchezza, se serve pure con un po' di ignoranza. Razza di vipere, disse qualcuno. Se serve anche con un po' di ignoranza. Ecco perché ogni tanto io me ne esco fuori con frasi infelici, tipo razza di capre, che non siete altro, siete dei caproni gnostici, dei caproni apostoli, che capite che oggi gli apostoli non ci stanno, non parliamo poi del ministero profetico, e di questo non so se ne parlerò, perché tanto presentato quello degli apostoli, se capisce pure tutto il resto, se dovrebbe capire, che poi il Signore può far fare una profezia a qualcuno in casi non... che ogni giorno, no? Il Signore dice, in casi straordinari. Ma ministero profetico, oggigiorno, pensa a predicare la profezia scritta, che già tanto se la capite. E ve lo dice uno che ha capito poco. E dice, costringili a entrare. Vai con costrinzione. Nell'originale riprende questo qui. Questo qui, mo non mi ricordo come si dice nell'originale, ma non ci importa niente. Ah no, mo ho scritto qua. Viene da anakkazo, che significa appunto costringere con forza, predicare con forza, predicare con autorità, predicare con logica, con raziocinio. L'ho voluto vedere nel vocabolario, qui siamo nel greco antico, e dice proprio predicare con forza, costrizione, e usare la logica per far capire alle persone come stanno le cose. Infatti noi, senza rendercene conto, per la grazia di Dio, noi usiamo molto la logica e il raziocinio nelle nostre predicazioni e nei nostri piccoli insegnamenti. Non ve lo vado a prendere. Secondo Timoteo 4:2, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Anzi no, ve lo voglio andare a prendere. Seconda Timoteo 4:2. No, solo 4. Come? Esatto, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, qui traduce così. Mo non vi vado a prendere il linguaggio originale. Ok, predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole,
convinci, rimprovera, poverino, che si offende, oh, tu sei duro e tu sei una capra. Non ce l'ho coi cari fratelli di sana dottrina, ce l'ho con gli ostinati. Dai, tenerini, gloria a Dio, si offende, chi se ne importa, se si offende fa due fatiche, se dice Roma. Ovviamente va saputo fare, non è che un novello nato l'altro ieri, che due, tre, quattro anni di fede gli danno un ministerio, o gente che ha 6-7 anni di fede li chiamano anziani nella fede, cose pazzesche sto vedendo. Ovviamente, prima di insegnare a campacavallo, fai passare il rotaggio, 10 anni di fede, calma, nel frattempo il Signore si può usare di te, dai quello che puoi, predichi dove puoi, ma prima di salire su un pulpito a insegnare nelle chiese di sana dottrina, campacavallo. Nelle chiese così te fanno salire subito, ma che so chiesette. Ma una volta, io ricordo, i nostri avi, i nostri antenati, quando non c'era l'apostasia, c'era molta, molta serietà. E si doveva vedere la chiamata del Signore, si doveva vedere. Oggigiorno, addirittura, questi di Sondergaard, 4 anni, se piano un diploma, gli danno un pezzo di carta, ho conosciuto uno, sai, il Signore mi ha battezzato di Spirito Santo, ero giovane nella fede, ho fatto sì, vedi che bello, gloria a Dio, Dio ti benedica, fratello, sì, gloria a Dio, pensa che mi hanno dato pure il diploma, dopo te lo faccio vedere. Oddio, ci siamo guardati io e gli altri fratelli, che ti hanno dato? Dice il diploma, era brasiliano, perché poi in Brasile c'è una bella scuola, c'è tanta apostasia pure lì, ma i fratelli di sana dottrina sono veramente belli gagliardi. Questo non faceva parte di questi qua. Dico, che ti hanno dato il diploma? Il diploma di che? No, del battesimo dello Spirito Santo, ti hanno dato il diploma. Ah. Dice che io lo vede? No, grazie, ho capito tutto, tutto a posto. A posto, grazie. Che poi il Signore gli fa parlare, spesso è lo stesso peccatore, è lo stesso empio, è lo stesso apostata che apre la bocca e ti dice come stanno le cose. T'ho detto tutto. Stiamo a questo livello, ci sono persone che gli hanno insegnato che tutti sono battezzati di Spirito Santo e che non serve parlare lingue. Quando sei battezzato di Spirito Santo, tutto l'opposto. Non c'è un solo passo nella parola di Dio che insegna questo. Uno solo, e ne abbiamo già parlato. C'è una Babilonia totale. Quindi rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza, certo. Ci vuole pazienza perché la gente non vuol capire. Ci vuole pazienza perché la gente non vuole accettare. Ci vuole pazienza perché la gente ti insulta, ti minaccia, ti dice che te vengono a menare, qualche volta te menano pure, e eccetera, eccetera, eccetera. C'è pazienza, gloria a Dio. L'Apostolo Paolo, non so se ve lo ricordate, ai Galati, Galati 1, Galati 3, o Galati insensati, chi vi ha ammaliati, Galati insensati, che non capite niente, che siete capre. Per tornare, erano entrati nell'apostasia, avevano abbracciato il giudaismo, quello che parleremo stasera. O Galati insensati. Dice, no, non bisogna dire queste cose, limitati a predicare. Ma infatti, Elia che ha fatto? Che ha fatto Elia? È andato a cercare Acab. Gliele mandava a dire a Isabel. Tutti i profeti che il Signore mandava, li mandava per combattere l'apostasia, la menzogna, Geremia che gli hanno fatto, Osea,
Gioele, Amos, Abdia, Naum, Abacuc, li mandava a predicare fortemente. Osea, l'hanno buttato fuori e l'hanno mandato fuori dal regno. Il Signore li mandava a predicare duro. E oggi no, non dobbiamo pensare agli altri, agli apostati, no, dobbiamo solo limitarci a predicare. E mi raccomando, non offendere, mi raccomando. E voi siete dei predicatori, ma voi siete dei capri. Scusate, attenendomi a quello che è scritto, vienimi a dire che c'ho torto, ma con la parola di Dio. Fatemi un video, no? Perché mi fate video? Fatemi un video. Ditemi che non capisco niente. Portate i passi e lasciate aperti i commenti. No. Giuda 1.3 ci dice, nella versione di Diodati, Giuda 1.3, vabbè, è solo uno, quindi Giuda 3, diletti, poiché io pongo ogni studio di scrivervi nella comune salute, vi è stato necessario scrivervi per esortarvi a proseguire a combattere per la fede che è stata una volta insegnata, combattere per la fede insegnata, combattere per l'insegnamento dottrinale. La Chiesa di Gesù Cristo, l'età patristica è cominciata a fior di... che se le suonavano spiritualmente parlando, dottrinalmente, scrivevano libri, scrivevano trattati, confutazioni. E noi no. Zitto. Si offende. Non difendere la Trinità. Quello non fare il nome. Stiamo messi così. Siamo diventati light. Nessuno ha più a morire ammassato al Colosseo e essere mangiato dagli leoni, detto proprio così. E manco io ce voglio andare. E prima che mi acchiappano mi devono raggiungere, perché io scappo, mi metto a correre. Però a chi tocca, come si dice, non si ingrugna. No. Quando è entrato Paolo ad Atene, no? Che gli ha detto Paolo agli Atenesi? Che gli ha detto? Questi che voi servite... Questi qua, ma questi sono statue morte. Sono statue morte. Ma chi state a servire? A chi state a pregare? A chi state a rendere il culto? A una statua morta. A Maria, a Padre Pio, a Vatta a Pesca. A chi stai a servire? A una statua morta. A chi? A foto di chi? Ma di chi? Ma che state a fare? Ma voi ricordate Paolo? Allora Paolo non capiva niente. Oppure quando si trovava con gli elleni, tipo Atti 9. Atti 9, gli elleni erano gli ebrei che erano elleni, quindi erano greci, ma ebrei, naturalizzati in Grecia, e avevano abbracciato la teoria greca, quindi la gnosi pura. La gnosi pura, erano gnostici, che è 28. Ed egli fu con loro in Gerusalemme, andando e venendo e parlando francamente in nome del Signore. Egli parlava anche e disputava, leggi la Bibbia, disputava coi greci ed essi cercavano di ucciderlo. No, non dire niente. Fai silenzio, zitto che s'offende, non fare il nome Gesù che sono venuti gli ebrei, poi s'offendono, oddio, se gli diciamo che Gesù è il Cristo, poi dopo questi si offendono perché sono ebrei, e suo apostolo, e questi sono apostoli, Pensa se non erano apostoli, che facevano? Magari si mettevano pure a condannarlo il Signore Gesù. Diceva, sai che forse il Signore Gesù, sai, forse non aveva tutte le ragioni, sai? No, perché a sto punto, no? Quindi noi siamo strani,
siamo strani. E questi sono quelli che, molti di questi che dicono che non bisogna fare quello che facciamo noi, si fanno chiamare, non mi metto a fare i nomi, fratelli di sana dottrina, rinnegano il battesimo nello Spirito Santo, dicono che ce l'hanno tutti, che non c'è bisogno di parlare in lingue, che non bisogna andare a attaccare chi non porta la sana dottrina, eccetera, bla, e abbaiano, insomma, sono capre, no? Il cane abbaia, la capra che fa? Non mi ricordo come si dice in italiano, il rumore che fa, la capra che fa? Finito, ok, è stata lunga, ok? Non vi è piaciuta, lo so, fa niente. Allora, parleremo, cari, adesso veniamo a voi ebrei. Allora, Dio benedica gli ebrei, noi amiamo il popolo ebraico come amiamo tutti quanti i popoli, però adesso stiamo parlando del popolo ebreo, quindi noi vi amiamo, vi benediciamo, e quindi che Dio vi benedica. Dio vi ha fatto ritornare nella vostra terra, questa è la terra vostra, nessuno ve la deve togliere, siamo con voi, gloria a Dio, costruite, allargatevi, gloria a Dio, tutti vi danno addosso, ma noi siamo con voi, vanno a vedere le cose fuori da contesto, dicono guardate quello che fanno gli ebrei, ma partiamo dal principio, quando nel 48 gli ebrei sono entrati nella loro terra Israele, deserta, c'era solo deserto, l'hanno fatta rifiorire e sono stati attaccati da non vi dico quante coalizioni, gente disarmata, da lì è partito tutto, è giusto che sia stato fatto questo e da allora si stanno sempre a difendere, ma ogni volta che vola una mosca non si va mai a vedere che poi in mezzo a tutto questo possano e sicuramente commettono degli errori, ovviamente, chi è che non li fa? Ma guardiamo il contesto. Quindi no, noi come cristiani veri, che non c'entriamo niente coi cattolici e coi protestanti, perché noi nasciamo già 500 anni prima del protestantesimo, già negli anni 1000 già esistevamo, noi veri cristiani, no, assolutamente, benediciamo il popolo ebreo, gloria a Dio. Ma vi diciamo anche proprio perché vi amiamo di convertirvi al vero Dio, al creatore del cielo e della terra. Quello che voi state seguendo non è il vero Dio. Voi non state seguendo il vero Dio. Voi non credete in Gesù il Messia. Gesù il Messia, perché se tu dici di amare gli ebrei, li devi predicare il Messia. E adesso io te lo dimostrerò con i vostri stessi insegnamenti, se avete un po' di pazienza. Gesù il Messia è stato profetizzato a più non posso. A più non posso. La prima profezia sarebbe nato da una vergine si trova in Genesi 3,15, gloria a Dio, mo non ne stiamo a parlare. Non si trova in Isaia 7,14. Ma si trova in Genesi 3,15, quando dice Genesi 3,15, Bereshit 3,15, io metterò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua progenie e la progenie di essa, qui quando dice progenie nell'originale dice sperma, metterò in inimicizia fra te e la donna, tra la tua sperma e la sperma di essa, lo sperma di essa. Qui c'è una grande profezia, perché chi porta lo sperma è l'uomo, la donna non ha lo sperma. La donna non ha lo sperma. La donna non ha lo sperma. Qui si sta profetizzando che la donna avrebbe avuto lo sperma. Chi gli ha dato lo sperma alla donna? Se la donna non ha lo sperma. E voi che studiate attentamente le profezie, pesate le parole, voi che siete abili in questo, soprattutto se siete anziani o rabbini di giudaismo, sapete benissimo quello che sto intendendo. La donna non ha lo sperma. Lo sperma qui dice che si trova nella donna. Qui c'è un miracolo. Ecco qui la prima profezia, che Gesù sarebbe nato da una vergine. Non è Isaia 7,14 la prima profezia.
Ok, quindi voi non credete in Gesù il Messia che è stato profetizzato e che avete un miliardo di situazioni che vi portano a dover per forza di cose considerare questo. Voi siete 2000 anni che state senza perdono dei peccati perché non avete più il Tempio, non avete più azioni sacrificali. E questo è stato profetizzato, ne abbiamo già parlato. Voi non credete, voi non investigate quello che credevano i vostri avi antenati prima della nascita del Talmud, quando parlavano della pluralità degli Yahweh, altro che il Metatron, nei Targumim, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, c'è uno studio che viene fatto nel vostro mondo che si trova nel Salmo 110.1 e dice il Signore, mo che è questo? Mo? E nasconditi, non ci interessi. Allora, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra fino a tanto che io abbia posti i tuoi nemici per il scannello dei tuoi piedi. Allora, voi dite, ebrei ortodossi giudei, che noi cristiani siamo una manica di ignoranti. Non che ci vogliate offendere, nel senso buono del termine lo dite, ovviamente, quelli che lo dicono in buona fede. Perché quando noi leggiamo questo, noi leggiamo una traduzione. Ma che nel linguaggio originale non è così. Qui troviamo scritto Signore con la S maiuscola, qui lo ritroviamo scritto con la S maiuscola, ma nell'originale non funziona così. Prima bugia del diavolo, l'originale è tutto maiuscolo. Quindi che mi viene a dire che nel linguaggio originale sarebbe in minuscolo? No, perché questi rabbini ortodossi, riconosciuti internazionalmente da tutte le comunità e che hanno potere di fare proselitismo e conversioni, e queste sono riconosciute dal governo ebreo israeliano, questi rabbini insegnano queste cose negli Stati Uniti e non solo, anche a Gerusalemme. E quindi praticamente, mo adesso non c'entriamo troppo nello specifico, ma vogliamo andare allora al linguaggio originale. Se io scrivo, allora, Mahon Mamre, allora lo facciamo un pochino più grande, lo vado ad aprire, a tette chiudo, eccote qua. Allora, eccola qua. Allora io vado a prendere Salmo 110. Allora, Salmo 110 è questo qua. Ok, allora questi sono i salmi. Allora io vado a prendere il 110, che è questo. 110, eccolo qua. Salmo 110. Allora, Salmo 110 dice, Neun Yahweh ladoni shev limini ad Ashit oivecha chadom le raglecha. Quindi Neum. Intanto non dice amar, non usa il verbo amar, ma usa il termine neum. Allora, che vuol dire neum? Allora, se tu vai a prendere il vocabolario, tu che sei ebreo sai meglio di me, che neum significa oracolo, dire con oracolo, dire con profezia, non mi ricordo, aspetta che lo vado a prendere, qui c'ho, ecco qua,
mi pare dire con profezia una cosa del genere. Allora, Neum, eccolo qua, si scrive con Aleph, ok, quindi Neum, quindi sta proprio all'inizio. Neum, eccolo qua. Quindi Neum, che viene ovviamente da Nam, pronunciare oracoli, proferire vaticini, quindi sì, giusto, profetizzare. Oracolo, vaticinio, dire con profezia. Quindi dire quello che avverrà, wow. Quindi dice il Signore con profezia. Quindi dice il Signore Yahweh, eccolo qui, Yod-He, Vav-He. Dice il Signore con profezia, ma il Signore Yahweh al mio Signore l'Adonì. Ok? La Lamed è una preposizione, Adonai, da notare che normalmente sta al plurale, ma in questo caso, guarda caso, siccome qui c'è Yahweh, te lo mette al singolare. Non ci fai caso di questo? Qui c'è un suffisso pronominale, prima persona, comune, singolare, I, l'Adonì. Quindi disse con oracolo il Signore Yahweh al mio Signore. Shev, siedi, limini, lamed, preposizione, yamin, da Beniamin, figlio della mia destra, yamin, destra, I, di nuovo, suffisso, quindi shev, siedi, alla mia destra. Ad, fino, gloria a Dio, ascite, che renda, gloria a Dio, oiveha, ha, praticamente suffisso, te, e questo, oive, significa appunto nemici tuoi, fino a che io renda i tuoi nemici, chadomme, sgabello, le ragleha, sgabello dei piedi di te. Quindi, il Signore disse al mio Signore, quindi, neum Yahweh l'Adonì. Ora noi non entriamo nell'esegesi del passo alla luce del contesto, quindi alla luce di tutta quanta la Bibbia, ma vogliamo usare le vostre stesse parole. Noi prendiamo le vostre stesse parole e diciamo che le vostre parole, secondo quello che voi dite, sono un oracolo, sono un neum. Va bene? Quindi vi giudichiamo, giudichiamo quello che voi dite secondo quello che, appunto, scusate il pronastico, voi stessi state dicendo. Quindi il rabbinato dice: perché i goim non conoscono il linguaggio originale? Se conoscessero il linguaggio originale non farebbero gli errori che fanno. La Trinità non esiste, non esiste nessun Yeshua, non esiste nessuno Spirito Santo, negate l'esistenza dell'inferno, e non vi dico tutto quello che negate, negate l'esistenza degli angeli, non vi dico... avete abbracciato la Kabbalah, avete fatto appena adesso una festa in Israele dove avete acceso tutti i fuochi per festeggiare la Kabbalah, per gli spiriti, andate sulle tombe a tirare fuori le anime dei defunti, eccetera, eccetera, eccetera. La Kabbalah è roba satanica. Quindi voi dite che siccome qui disse con oracolo Yahweh, che è questo, Yod-He, Vav-He, siccome disse Yahweh, lo disse a chi? Al mio Signore. Non dice, voi dite, non dice disse Yahweh a Yahweh, ma disse Yahweh al mio Signore. Quindi qui di signori ce ne stanno tanti. Addirittura re David veniva chiamato Signore mio. Quindi non è detto che quando ci si riferisce al Signore, cioè a Adonì, al Signore mio, sia da circoscriversi al Signore Yahweh, ma semplicemente è uno dei tanti signori. Quindi voi dite che qui sta parlando a Davide. Bene, ora noi non ci mettiamo a contestare questo, perché ci sarebbe da dire molte cose,
tra cui, se andate un pochino a investigare, quello che si dice nel Talmud su chi siede alla destra di Dio. A proposito del passo che parla di Acher, dell'altro, ma questa è un'altra storia. C'era pure Akiba, e c'era Acher, eccetera. C'era Akiba, mi pare? Oddio, se ho sbagliato, correggetemi. Comunque, vabbè, il passo di Acher, lo conoscete tutti, sul Talmud. Vabbè, mo adesso non c'entriamo questo. Prendiamo le vostre stesse parole. Allora, le David Mizmor, Salmo di Davide. Allora, se voi dite che, siccome disse con oracolo Yahweh a Adonai, e non dice disse con oracolo Yahweh a Yahweh, di conseguenza questo Adonai non è Yahweh. Dite voi questo, benissimo. Allora, stando a quello che voi dite, scusate la ripetizione, è bene ripetere, questo implica che, e lo ripetiamo per l'ennesima volta, non me fucilate, se dice il Signore, dice Yahweh a Adonai, non significa disse il Signore al Signore sempre Dio, perché dice disse Yahweh a Adonai, questo implica che se il Signore avesse detto, se Yahweh avesse detto a Yahweh, allora questo significherebbe che veramente ci sono due Yahweh e che un Yahweh sta parlando con un altro Yahweh. O sostrano io. Questo è quello. Vi stiamo prendendo le vostre stesse parole. Voi dite, non è Yahweh che parla con Yahweh? Perché dice, Yahweh parla al mio Signore, all'Adoni. Quindi siccome Yahweh, che è questo, Yahweh, parla con l'Adoni, cioè al Signore di me, di conseguenza non sono due Yahweh. Tradotto, e questo è giudaismo puro che voi insegnate, bisogna sempre capovolgere le cose per capire il vero insegnamento. E questo è un qualcosa di fondamentale nel giudaismo. Quando leggi una cosa ha un insegnamento dritto ma anche rovesciato, nel senso di incrociato. Quindi se una cosa è vera in un verso, sarà altresì vera nel verso contrario. Cioè, se qui dice, e lo vado a ripetere per l'ennesima volta, disse il Yahweh a mio Signore, non è Yahweh perché c'è scritto Yahweh e mio Signore, rovesciato significa che se avesse detto Yahweh disse Yahweh, allora erano due Yahweh. Giudaismo puro. Questa è la scuola di pensiero che noi abbiamo imparato dai vostri stessi rabbini di Gerusalemme. O no? Giusto? Ok. Quindi fino a qua, diciamo, abbiamo preso le vostre stesse parole. Ora, domanda. Stando a quello che voi dite e a quello che voi insegnate, io, secondo questo concetto, non dovrei mai trovare in tutta la scrittura un passo che dica Yahweh ha detto a Yahweh, o Yahweh che si rivolge a Yahweh, o Yahweh che chiama Yahweh, in virtù di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e non lo ripeto perché sennò veramente, se lo ripeto, spegnete il video e ve ne andate da qualche altra parte. Dice, l'hai ripetuto talmente tante volte. Vogliamo vedere se è vero? Allora, mi apro una pagina qua a fianco. Allora, vado a prendere Zaccaria. Dove sta Zaccaria? Trovo mai niente qua. Non sono abituato con questo qua. C'era una volta Zaccaria. Eccolo qua, Zaccaria. Vado a prendere Zaccaria, questo è Zaccaria, ok? E vado a prendere il capitolo numero 3. Ok. Il verso numero 2, molto interessante, dice quanto segue. Vayomer Yahweh. Vayomer Yahweh, eccolo qua, Yahweh, Yotche Bavche, e disse Yahweh, Vayomer Yahweh, El Hasatan, Igar Yahweh Vecha Hasatan, Ve Igar Yahweh Vecha
Habocher, Birushalam, Haloze, Ud, Mutzal, Me'esh. Yodhe, Vavhe, Yodhe, Vavhe, Yodhe, Vavhe. Cosa significa nella scrittura quando il Signore ripete? Lo troviamo una, due, tre volte, tre, sigillo di Dio, due, ripetizione, in verità, così sia, così sia. Vayomer Yahweh, disse Yahweh, El Hasatan, disse Yahweh, a, El, in questo caso, indica, preposizione, non è, El può essere anche nome di Dio, o può essere una preposizione a per verso. El a indica, disse Yahweh a Hasatan, disse Yahweh a Satana. Igar ti sgridi, Igar ti sgridi Yahweh a te, Becha Hasatan. Quindi disse Yahweh a Satana, ti sgridi Yahweh a te, Satana. E siccome alle volte noi siamo tardi de comprendorio, come diciamo a Roma, lo ripete. Veigar e ti sgridi Yahweh a te. Quindi disse Yahweh a Satana, ti sgridi a te o Satana, e ti sgridi a te o Satana. 1, 2 e 3. Lo dice due volte e ci sono tre volte scritto Yahweh. Disse Yahweh a Satana, ti sgridi Yahweh, o Satana, e ti sgridi a te, o Satana, Padre, Figlio, Spirito Santo, alla luce di un contesto. Qui, stando al vostro stesso metro di misura, dove voi insegnate che qui non è Yahweh perché dice l'Adonì, perché dice Neum Yahweh l'Adonì, questo significa che se qui ci fosse stato un Yahweh, sarebbero stati allora due. Con questo stesso metro di misura, noi andiamo qua, usiamo questo metro di misura e facciamo 2 più 2, stando a quello che voi insegnate. Vayomer Yahweh el Hasatan, disse Yahweh a Satana, Igar Yahweh vecha Hasatan, ti sgridi Yahweh a te o Satana, e di nuovo, e ti sgridi Yahweh a te. E ti sgridi a te. Chabuen, scegliere, scegliente, in questo caso un participio attivo, perché c'è una olem, c'è una zere, e quindi è attivo. Se fosse passivo avremmo trovato la u, la shurek, invece è attivo. Quindi il scegliente Berushalaim, ok, il scegliente Birushalam, vabbè, laim si dice anche in duale, in questo caso non è in duale. Halo, per non fare ze, gloria, questo, tizzone, muzza, che è stato tratto da dall'esh, la me, la min, è la preposizione. In questo caso diventa una preposizione partitiva, esh è fuoco, tratto dal fuoco, che ha scelto te che sei un tizzone tratto dal fuoco. Che Gerusalemme non è forse un tizzone tratto dal fuoco, eccetera, eccetera. Quindi la cosa che io vi voglio far notare è che qui disse, passato, perché la Yod lo porta all'imperfetto e la Vav lo riporta, già l'abbiamo detto in un video precedente, lo riporta al perfetto, quindi diventa azione compiuta, quindi come paradigma semita al passato. Nei libri di testo, in questo caso come applicazione, si applica al passato. Ok, me l'ho detta bene. Quindi disse Yahweh a Satana, ti sgridi Yahweh a te o Satana, e ti sgridi Yahweh a te. E che Yahweh parla con se stesso? E che io, Alessio Evangelisti, mo te dico? Io, Alessio, dice Alessio Evangelisti,
ti sgridi a te Alessio Evangelisti, ti sgridi a te Alessio Evangelisti, dice, ma che stai a dire? Ma parla in prima persona. Dice, ma come parli? Non funziona così. Non funziona così. E qui la cosa interessante è che non ci sono plurali, no? Vogliamo il singolare, Yahweh è singolare, e le Hasatan è singolare, c'è pure, sì, Hasatan è singolare, Igare, tutto il singolare, singolare, Vecha, singolare, a te, Hasatan, Igar, è singolare, 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 questo abbiamo già detto che è un participio attivo, Gerusalemme te lo dà al singolare, Berushalam, non dice Aim, al duale, Halò, questo Zè, questo, quindi Zè, sì, sì, questo, gloria a Dio, e Halò non è forse questo, appunto, un tizzone, questo è singolare, Muzzalle, tratto, è appunto singolare, Me esce, singolare, tutto al singolare. Quindi neanche a dire, no, faccio presente la cosa del singolare, perché voi sempre dite, no, è un plurales majestatis, in questo caso è tutto al singolare. Allora, cari amici ebrei, lo volete capire che negli Yahweh c'è una pluralità? C'è una pluralità? C'è una pluralità? Negli Yahweh, i vostri padri credevano questo? Lo sapevano? L'accettavano? E che con la nascita del Talmud e con la venuta di Cristo avete mandato tutto quanto all'aria, quello che il vero pensiero antico giudaico credeva, diceva e insegnava. Ecco qui, cari amici in ascolto, questo video serve per noi che siamo di sana dottrina, per conoscere un pochino meglio la parola di Dio, anche alla luce del linguaggio originale, che ci aiuta a capire come stanno le cose in verità, per denunciare l'antitrinitarismo, compreso tutti quei mondi, pseudomondi, quelli che adorano l'ex massone morto, William Marion Branham, falsi pentecostali e tutta questa gente, e per ricordare al mondo ebraico che segue il giudaismo ortodosso che i loro stessi insegnamenti lasciano molto a desiderare, perché qui dite una cosa, che questo, quello che voi dite qui, è tutto smontabile, ma l'abbiamo lasciato così proprio per usare il vostro stesso metro di misura e vedere quanto i vostri insegnanti saranno ipocriti, si rimangeranno tutto il loro metro di misura per non andarlo a utilizzare qui. Praticamente, qui sicuramente hanno usato un metro di misura e qui quel metro di misura col quasi che lo andranno più a utilizzare, se ne guarderanno bene. Perché voi siete nemici di Cristo, nemici della croce di Cristo, nemici della, della verità. E concludo con queste parole. Però prima voglio chiudere la navigazione qua. Allora, aspetta, però voglio fare una cosa. Allora. Ok. Se tu sei un ebreo e mi stai seguendo, sei un rabbino, sei un anziano, lo so che non è facile, ti trovi inserito in un contesto. Perché dico questo? Perché ci sono molti di voi che state credendo in Yeshua HaMashiach in segreto. Io so che è difficile rinunciare a tutto, la famiglia, i nipotini, verrai isolato, verrai escluso, buttato fuori dalla comunità. Ma guardate che chi non accetta Gesù davanti a tutti e non lo riconosce non sarà rapito,
perché è scritto: chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Viceversa. Ecco qui il coso inverso, il ragionamento inverso. Se una cosa è vera in un modo, se la capovolgi è altresì vera nel modo inverso. Vedete? Questo ce l'avete insegnato voi e non ci fa una piega. Quindi se uno riconosce Cristo davanti agli uomini, sarà riconosciuto davanti al Padre, e viceversa, se non lo riconosce, non sarà riconosciuto, e quando la tromba suonerà, non sarà rapito. E quello che dovrà attraversare il popolo ebraico nella grande tribolazione è lo sterminio totale. Con la grande differenza che se tu lo riconosci, vero è che sarai buttato fuori dalla sinagoga, ma hai visto mai qualche tuo familiare te dovesse seguire? E non passerete la grande tribolazione. La Chiesa di Gesù Cristo non è stata chiamata per passare la grande tribolazione. Nella grande tribolazione succederanno delle cose inimmaginabili. Il Signore Gesù ha profetizzato tutto questo. Ha detto che il Tempio sarebbe passato ed è passato. Ha detto che la parte sacrificale sarebbe passata ed è passata. Ha detto che a distanza di 2000 anni sarebbero tornati gli ebrei in Israele, così è avvenuto, che ci sarebbe stata una grande tribolazione quando loro sarebbero ritornati alla fine dei giorni, e tutto questo si sarebbe concretizzato in una generazione che va dai 70 agli 80 anni, come dice il Salmo 90 verso 10. E tu sei responsabile non solo di te stesso e della tua anima, ma anche di quelli che ti stanno vicino, che integrano la tua famiglia. Cosa stai aspettando a riconoscere Gesù il Messia pubblicamente? Lo so, la persecuzione non è bella, a me non piace. Non sono masochista, noi cristiani non siamo masochisti. Tant'è che il Signore Gesù ha detto: se vi perseguitano in una città, fuggite in un'altra. Se non ci vogliono da una parte quando andiamo a evangelizzare, non insistiamo, andiamocene. Gloria a Dio. Che stai aspettando? Questo video è per te. Uno che ti ama ti dice la verità. Chi non ti ama ti prende in giro, ti dice le bugie e si prende gioco di te. Gesù Cristo è venuto, ci ha detto la verità, dimostrando così che ci amava e ci ama ancora oggi. Bene, cari amici in ascolto, questo è stato il video. Non so mai se questo video sarà visto da qualche ebreo. Chissà, Dio lo sa. Noi li facciamo i video. Poi l'opera del Signore. Anzi, anche il fatto che facciamo qualche video, questo viene solo che dalla grazia di Dio, che ci dà l'opportunità e quant'altro per dire quelle quattro cose che diciamo. Bene, grazie per averci seguito fin qui, grazie veramente, grazie al Signore, Dio sia lodato, che il Signore ci possa portare avanti. Signore, portaci avanti. Vogliamo fare una preghiera? Signore Gesù Cristo, veniamo, Padre Dio della gloria, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo. Padre Santo, lavaci col sangue prezioso di Cristo, imbianca le nostre vesti, affinché tramite questo sangue che imbianca le nostre vesti, in quel giorno possiamo trovarci lì in quel posto che leggiamo nel libro dell'Apocalisse, dove c'era una grande folla con delle palme nelle mani e delle vesti bianche, 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 che erano state imbiancate e lavate col sangue dell'agnello. Ti preghiamo, Signore, per il popolo tuo, gli ebrei. Benediscili, Signore, apri i loro cuori, Padre. Già adesso molti stanno accettando Gesù, altri lo stanno riconoscendo, ma solo dentro, non stanno esternando. Signore, fagli capire quanto è importante riconoscerti, e metti in loro uno spirito di preghiera, di supplica, perché quando noi ci inginocchiamo, alziamo le mani e preghiamo tutti i giorni, noi troviamo anche la forza di riconoscerti. Quando noi chiediamo il tuo intervento,
allora tu ci dai la forza, come è scritto in Giovanni 15, 5, che senza di te non possiamo fare niente. Capovolto significa che con te possiamo fare ogni cosa. Tutto posso in colui che mi fortifica, è scritto in Filippesi. Sì, Signore, ti preghiamo per gli ebrei, ti preghiamo per il tuo popolo di sana dottrina, ti preghiamo per i nostri nemici, ti preghiamo per questo mondo. Ti preghiamo per ogni nazione nel mondo, Padre. Ti preghiamo per i governanti del mondo. Ogni cosa, oh Padre, come sempre, te la chiediamo nel nome di Gesù, che tu hai benedetto, innalzato in eterno. Amen. Bene, cari amici, questo è stato il video. Grazie per averci seguito. E con voi è stato sempre Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vede nel prossimo videoprogramma. Shalom.